confermare quello che hanno detto i miei giocatori. Questa era un'estate molto particolare per noi, perché per una generazione che stava crescendo e che era tornata nelle prime otto d'Europa agli scorsi europei, fino a gennaio pensavamo, eravamo abbastanza convinti di fare il mondiale, e invece ti trovi in un'estate complessa, in un girone difficile e con molte defezioni e problemi che ci sono state anche quest'estate. E quindi era un rischio molto grande, perché si rischiava un'estate dove c'era tutto da perdere, poco da guadagnare, e la Russia lo dimostra, che è arrivata a un tiro, due tiri dal non fare i prossimi europei. E quindi noi avevamo l'obiettivo, anche perché poi non sai mai cosa può succedere tra una partita e l'altra, perché basta veramente una caviglia che salta o un problema muscolare, come è successo oggi alla Radori, che non è potuto rientrare, e succede la prima o la seconda partita, sei nei guai. Perché? Perché la Russia è molto forte, perché la Svizzera ha dimostrato di avere qualità, di avere anche atteggiamento, gioco, non si vince con la Russia per caso, mai. E quindi noi siamo stati molto bravi, invece i miei giocatori sono stati molto bravi, e tutta la federazione, per tutto quello che ha messo intorno di cura dei dettagli, perché fosse un'altra annata e un'altra estate con grandi motivazioni, anche se erano solo quattro partite da giocare, perché abbiamo voluto, forse siamo la squadra che ha lavorato di più in quest'estate. Appena il nostro campionato è finito il 27 di giugno, e il 30 di giugno abbiamo iniziato il lavoro con la nazionale e abbiamo fatto 12 partite prima di queste quattro. Partite vere, dove siamo voluti andare a giocare tornei nella ex Jugoslavia, in Macedonia o a Sarajevo, perché le avevamo interpretate e le volevamo interpretare nella stessa misura in cui abbiamo interpretato la qualificazione. E allora è stata un'estate molto proficua, perché ne abbiamo perse solo due, una prima e una con la Russia qua, ma l'obiettivo chiave, cioè la prima partita, è vincere in Russia, cioè di fatto eravamo già passati dopo la partita con la Svizzera a Cagliari, perché oggi ci sarebbe bastato anche perdendo, e lo sapevamo, perché quindi questo era un grande obiettivo, che poi non sai mai cosa può succedere. Peccato che non sia stata perfetta, perché gli ultimi due o tre punti dove l'abbiamo buttata via con la Russia, e avremmo eliminato magari una nazione importante per il prossimo europeo, un'altra concorrente per arrivare in fondo. Però al di là di questo, veramente, per come erano i presupposti, sono tre estati consecutive che facciamo in crescita, che facciamo bene, che abbiamo un'identità di gioco, e questo, ripeto, per merito del grande investimento sui dettagli, sui particolari della nostra federazione e dei giocatori, che ormai hanno capito l'abito che bisogna avere quando si viene in nazionale, nel lavoro quotidiano, se lo sono, diciamo, cusciti addosso, se lo sentono bene ormai. Quindi, avendo questo come nostro abito sulla pelle, mi auguro che l'estate prossima si possa poi avere tutti gli accessori per andare a presentarsi vestiti al migliore dei modi all'europeo, perché dopo essere tornati tra le prime otto ed essersi giocata alla pari con tutti, vorremmo fare altrettanto con ancora più esperienza, ancora più rotazioni e opzioni più lunghe di quante ne avevamo l'estate scorsa, per ritornarci stabilmente in queste prime d'Europa.